Bella a tutti gente, io sono Arcangelo Gaiazzo e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi tratteremo uno dei format che forse funziona di più nell'ultimo periodo, che è quello sui miei investimenti del mese precedente. Come vi ho annunciato nell'ultimo video, dal 2020, cioè da quest'anno, inizieremo a portare avanti la missione FIRE. FIRE è un acronimo che vuol dire finanziariamente indipendente e ritiro anticipato in pensione. È un movimento che viene dal minimalismo. Farò un video dedicato a questa missione che mi sono imposto per il 2020. Come ogni mese, ogni fine del mese, beviamo il primo caffè del mese insieme e vi spiego tutto quello che è accaduto nel mese precedente sul mio business, sui miei investimenti e anche sulla mia vita e il canale YouTube che fa parte appunto della mia vita a tutto tondo. Facciamo il primo sorso del caffè del mese. Mi odieranno in tantissimi perché continuo a bere il caffè americano. Il mese di dicembre è stato uno dei mesi più proficui dell'ultimo periodo. Ho sprecato un sacco di energie, li ho focalizzate in tantissimi progetti. Uno di questi è stato il brand. Ho concluso il contratto con il gruppo editoriale, ve ne ho parlato nel video dedicato. Ho sprecato gran parte delle mie energie per la realizzazione di questo progetto. Ho portato a termine una missione che mi ero imposto, quella di costruire un brand, una società partendo da Instagram, spendendo 0 euro e provando a far investire qualche gruppo, qualche società nelle mie idee. Ci sono riuscito, è andato tutto a gonfie vele, ve ne ho parlato nel video dedicato. Il gruppo editoriale che ha investito in questo brand ha creato vari corsi di scrittura creativa per tutta l'Italia. Io ho presenziato al primo corso, che è stato a Milano il 16 dicembre, mi sembra sia stato il 16 dicembre, non ricordo la data. Oggi è un giorno importante perché il brand di cui vi parlavo ha organizzato un corso con il gruppo editoriale e io sono invitato a parlare di marketing e personal branding. Ho parlato di personal brand, marketing, YouTube e Instagram. È stato un successo, sono veramente felice. Ho parlato di YouTube, di come crescere su YouTube, di come curare il proprio personal brand online e perché no trasformare la propria arte in un lavoro, trasformare i propri sogni in un lavoro. E si può fare questo anche grazie al web. Ci sono tutte le piattaforme possibili, possiamo arrivare a gran parte delle persone che vogliamo. Se abbiamo qualcosa da comunicare, se vogliamo costruire qualcosa, basta mettersi in gioco, aprire un canale YouTube, aprire una pagina Instagram. E io l'ho dimostrato con il video in cui parlavo del brand. Vi ho dimostrato come, partendo da zero, con 0 euro, tutto pubblico organico, senza investimenti, soltanto ragionando con il marketing, piano editoriale, un po' di format creativi e il gioco è fatto. Stiamo valutando se fare lo stesso procedimento anche nel campo musicale, ci stiamo pensando, vorrei investire anche in quel settore, ma è tutto ancora in forse, lo scopriremo solo vivendo. Dal 2020, cioè da questo mese, inizierà la missione FIRE. Ve ne ho parlato nel video precedente, l'ultimo del 2019, che è stato l'anno migliore per me da quando ho iniziato a fare video qui sul web. Io ho aperto il mio canale nel 2018, era l'estate del 2018. Avevo chiuso dopo 4-5 mesi, quindi a dicembre, con 400 iscritti. E il 2019 poi è esploso tutto. Abbiamo parlato di minimalismo, abbiamo parlato di crescita personale, abbiamo parlato della mia vita in America, abbiamo parlato di tantissime altre cose che mi hanno portato poi a diventare la persona che sono oggi. Il 2020 invece ci porterà allo step successivo. Molti di voi, alcuni di voi mi hanno scritto che non hanno ben capito quello che andrò a fare con la missione FIRE. Non abbandonerò il minimalismo. Molti pensano che il minimalismo sia andato via, sia scomparso. Non è così. Del minimalismo ne abbiamo parlato tantissimo su questo canale. Trovate veramente tanti video a riguardo, tanti argomenti. Abbiamo trattato tutto, dal minimalismo digitale al viaggiare minimalista, al minimalizzare tutto quello che non abbiamo bisogno, e diventerebbe tutto molto ripetitivo. Già ci sono quei video. Voglio portare il minimalismo allo step successivo con la missione FIRE, quindi entrare a... voglio capire anche la finanza personale, voglio spiegarvi la finanza personale, voglio farvi dei video di valore, ed è questo il mio obiettivo. Non andrò a vendere corsi, non andrò a diventare uno di quei guru della finanza, di quei guru del business online, no, è assolutamente lontano da me quel mondo, quindi non voglio che ci sia confusione. Io farò delle interviste, lavorerò su me stesso e condividerò con voi quello che andrò ad imparare. Non venderò corsi. Sarà tutto qui su YouTube, sarà tutto qui su questo canale, quindi iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Un altro investimento che ho fatto questo mese è stato appunto organizzare la missione FIRE. Ho trovato alcuni sponsor che mi aiuteranno alla creazione di questa missione,
alla realizzazione di questa missione. Ci saranno video dedicati ad ogni singolo sponsor, andrà a confluire poi in tutto quello che è la missione, partendo dal blog, partendo da come risparmiare sulla coltivazione in casa, come praticamente la missione FIRE riguarderà il risparmio e l'investimento. Essendo minimalisti, noi dovremo risparmiare e investire e andremo a toccare tutti quei tasselli che ci porteranno poi ad avere una libertà finanziaria. Non so se è possibile, lo scopriremo insieme. Tra le altre cose che ho fatto per la missione FIRE è entrare in contatto con Bondora e con De Giro, che sono alcune delle piattaforme che io utilizzo per investire. Relender è un'altra piattaforma che utilizzo per investire, ve ne ho già parlato, faremo altri video dedicati. E a proposito di investimenti, questo mese ho investito in alcune società che forniscono servizi a case e aziende, per esempio l'elettricità, il gas, ed è un mercato veramente in crescita e ho deciso di investire in questo settore. Oggi vi spiegherò tre aziende nella quale io credo e nella quale io ho investito i miei soldi nel mese di dicembre. La prima azienda nella quale ho investito si chiama NRG Energy ed è una società elettrica integrata impegnata nella generazione di trasmissione elettrica. Principalmente lavora per i clienti che vivono negli Stati Uniti, nello specifico nel nord oriente dell'America degli Stati Uniti. La società ha anche annunciato che ci sarà un rialzo dei dividendi nel primo trimestre del 2020, quindi questa società ovviamente l'ho studiata per bene, vi consiglio sempre di andarvi a studiare le società nella quale volete investire e non ascoltare quello che faccio io o quello che fa qualcun altro. Dovete essere voi a studiarvi le varie società. Un'altra azienda nella quale ho investito, sempre nello stesso settore, si chiama Sempra Energy e fornisce gas ed elettricità nella California meridionale e centrale e elettricità per il Perù e per il Cile. Ha più o meno 40 milioni di clienti in tutto il mondo ed è la più grande azienda di gas negli Stati Uniti. L'ultima azienda nella quale ho investito in questo settore si chiama Southern Co ed è una società elettrica di gas che serve i cittadini della Georgia, Alabama e Mississippi. E nell'ultimo periodo ha acquisito alcune centrali di energia eolica. L'ultima mi sembra sia stata acquistata nello stato di Washington. Vi lascio sempre i link in descrizione per studiarvi queste società. Nei prossimi giorni usciranno diversi video che andranno a spiegare e a fare chiarezza su quella che è la missione FIRE, su come sarà la mia attrezzatura quando andrò a fare le interviste per la missione FIRE. Vi spiegherò come ho costruito il mio blog per creare gli articoli per la missione FIRE e faremo un video dedicato ad uno sponsor. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!